portiamo ovviamente la nostra solidarietà. In Commissione Bilancio più o meno tutti ci siamo impegnati per risolvere questo problema, ma il problema vero è il governo, nel senso che il governo fino ad oggi non ha voluto dare notizie concrete, anche il governo precedente ovviamente, ma questo governo non ha voluto dare notizie precise, concrete su come dare copertura al provvedimento che salvaguardia voi e tutti i lavoratori di questo settore. Noi chiediamo anche ancora oggi, noi ci riuniremo in Commissione Bilancio, siano date delle parole certe, si è detto facciamo una risoluzione, va bene, faremo una risoluzione che impegna il governo entro il 10 di aprile a dare delle risposte precise. Se il governo non si impegna entro il 10 di aprile a dare risposte precise, la Commissione Bilancio deve dare comunque parere favorevole alle coperture per questo provvedimento. Non è più possibile nessun atteggiamento dilatorio, perché questo è un atteggiamento dilatorio, è un modo per trovare scuse, è un modo per non risolvere il problema, è un modo per lasciare col cerino acceso in mano a qualcuno, sì, è un modo per ed è un problema per, diciamo, che noi dobbiamo risolvere, altrimenti diciamo, rischiamo di continuare ancora per mesi con questa situazione. Sono noi diciamo anni. Che entro un mese questo problema deve avere una soluzione, il governo si deve impegnare subito, il ministro dell'economia si deve impegnare subito a trovare le risorse. Hanno detto che non andava bene trovare queste risorse nel fondo per gli esodati, allora si attivi il ministero dell'economia per trovare un'altra copertura, altrimenti è un alibi per dire di no. Quindi noi ci impegneremo, noi non siamo purtroppo nella maggioranza di questo governo, anzi, o per fortuna, siamo all'opposizione. La maggioranza, i partiti che sostengono questo governo devono dire al loro governo di trovare subito una soluzione, altrimenti solamente una presa in giro. E noi non possiamo più tollerare queste presa in giro. Un mese è troppo, se voi sperate.